Tra un giro di valzer e un passo di tango al gran ballo di fine anno si presentano i finanzieri della tenenza di Tiene. La festa abusiva si conclude prima dell'ultimo casquet. In realtà c'era ben altra musica che si può definire di tendenza. Come sottofondo all'evento a cui stavano partecipando circa una sessantina di giovani dell'Alto Vicentino tra i 20 e i 25 anni. L'episodio risale alla prima settimana di dicembre in uno stabile privato della zona industriale. A cadere in pista saranno alla fine più o meno i buoni propositi degli organizzatori in tre della serata aperto al pubblico, previa corresponsione obbligatoria di un contributo di denaro, ideata e allestita senza rispettare le basilari normative previste per gli spettacoli di questa tipologia. Questo è quanto emerso ed è stato reso noto stamattina dall'ispezione dell'equipaggio delle Fiamme Gialle. Un blitz operativo avvenuto nei giorni scorsi dopo che l'evento in musica era stato ampiamente pubblicizzato sui social, attirando la curiosità di decine di ventenni. Oltre alla musica, nel corso della serata offerti a pagamento cibi e bevande, come del resto era pubblicizzato, circostanza questa che è stata appurata dagli operatori della Guardia di Finanza, andando a verificare la presenza dei permessi. Tra le mancanze emerse, le principali riguardano l'assenza di licenza pubblica e appunto la mancata segnalazione di inizio attività necessaria per la somministrazione, anche temporanea, di alimenti e bevande. Una richiesta in modulo da firmare e presentare allo sportello del comune. Due fattori determinanti nel consentire la definizione di sala da ballo abusiva, così come descritta nel testo informativo. Sanzioni pecuniarie notificate quindi agli organizzatori.